tutti. Gesù in questi giorni è in malattia, cioè si è rotto il braccio, non può fare i video, adesso sta ridendo. E allora io, che sono il suo addetto alla camera, adesso lei fa la videocamera e io cucino sotto le sue direttive. Quindi sono un principiante, non aspettatevi nulla da me. Quindi quando inizio, lei mi dirà cosa devo fare e io lo faccio, proprio come se fossi un principiante. Oggi abbiamo preso delle belle cozze, eccole qua, le abbiamo fatto aprire in una padella. Le cozze si mettono solo in una padella e poi dopo circa 5-10 minuti si aprono e sono pronte. Adesso io le voglio fare gratinate. Abbiamo preparato con del pane raffermo, con olio e prezzemolo, sale, pepe, un impasto con cui... Un po' di parmigiano. Un po' di parmigiano, grazie. Un po' di parmigiano per poi farle gratinare al forno. Anche pepe, eh? Ho messo anche il pepe. L'ho detto il pepe. Ah, okay. No, l'ho detto. Non cominciamo, So che sei bravo, eccetera. Allora, le cozze che abbiamo preso sono queste qua. Guarda che belle. Le apriamo e lasciamo solo un involucro. Dopodiché prendiamo il pane e lo mettiamo sopra. E riempiamo la cozza, è proprio una cozza vera, la mettiamo tutto così. Va bene così? Ma non deve schiacciare. Non devo schiacciare, va bene, non lo schiaccio, lasciamo così, dai. Noi pensavo di schiacciare per far entrare di più pane preparato. Una volta che è così pronta, la mettiamo. Prima metto la carta dal forno sulla teglia. Sì, parla più forte, non ti sento. La carta dal forno sulla teglia dobbiamo mettere, poi mettiamo le nostre cozze. Ecco qua. Continuiamo. Senza schiacciare. Senza schiacciare, sì. Va bene, già me l'hai detto. È più croccante. È più croccante. Quando va in forno. Ok. Però un po' bisogna schiacciare, penso. Non molto, appena, se no se ne va tutto. Va bene. E li mettiamo così. Continuiamo, prendiamo le cozze, quelle più grandi. Per esempio qua c'è una cozza che non è grande. Allora che facciamo? Prendiamo un'altra cozza, più o meno la stessa dimensione, la togliamo di qua, la mettiamo dentro. Guarda che bella. Oh, così si fa. Quindi ha messo due cozze in una? Due cozze, si assaggia, okay. Perché quando si fa un bel boccone esagerato. Un boccone proprio esagerato. Quando poi, questo qua me le devo mangiare io, quindi me le faccio belle per me. Eccolo qua. Come le metto belle in ordine, in fila. Poi prendiamo un'altra grande, ma guarda com'è bella questa, guarda. Troppo bella. Infatti stamattina sono andato a prendere delle alici dal mio pescivendolo di fiducia e mi ha detto prendi le cozze che sono buone, prendi le cozze. E mi ha fatto vedere che sono belle, grosse. E l'ha aperta una, mi sono innamorato e prendo le, vabbè, hai ragione. Prendo le cozze, adesso continuiamo, ecco qua, pure questo è piccolo, prendiamo un altro, questo è più grande, togliamo questa piccola qua. Ma che confusione! Che confusione! Così si fa, forse questo è già troppo. Cambio. Vabbè, puoi dirlo, no? Cioè io devo imparare. Se non sbaglio, come faccio a imparare? Ok.
invece, dai, ora mette la... La metto qua. Mollica di panna. Poi mettiamo la mollica di panna, senza schiacciare, come hai detto tu. Sì, così più croccante, sai, quando togliere dal forno. Sì, ma parli più forte che non ti sento. Ok. Non avere timore di parlare con la bocca, mica ce l'hai il braccio che... Che è rotto. Che non ti funziona bene, ma... Quasi, dai, quasi quasi pronto in braccio. Gli sto facendo le terapie. Adesso continuiamo, quindi... Sospendiamo, io continuo, poi alla fine, quando è bello tutto pronto, tutto pieno, ricominciamo il video. Ok. Tanto, siamo quasi arrivati alla fine della nostra opera. Mettiamo quest'altro qua, e un altro paio ci stanno. Uno qua. Vediamo se ce ne sta qualcuno in più. Vediamo questa che è più grande, così ne mettiamo due. Uno qua e uno qua. Ma dopo me ne fai assaggiare una? No, 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 no. Una questo sola. Questo ho detto che l'ho fatto tutto, no, tutto. No, no, una. Ma che una? Vabbè, io ho fatto... Ma come fai a mangiare? Io ho preparato, no, le molliche. Io devo sapere che sapore ha. Che molica se che l'ho fatto io? Ma hai dato i consigli? No, io devo sapere che sapore ha dopo. Ma il sapore è buono, non ti E dai. Che sapore è ottimo. Una me devo assaggiare. Ma che devi assaggiare? Tu sei allergica alle cozze? No, no, le cozze buono, tanto che... È allergica? No, no. Qua c'è un coso, devo togliere pure questo. È forte. Ecco qua. Mettiamo l'ultimo. No, due ci vuole. No, e dove li metti? Sono due buchi. Ma quali due buchi? Due è due. Vero, uno... Senti, io... tu mi devi dare dei consigli. I consigli vuol dire che tu dici, però non è che io devo fare per forza quello che dici tu. Ecco qua. Dove c'è l'altro buco? Quella. Ma che devono stare stretti, devono stare tutti che si serve, devono stare ben larghi, perché si devono cuocere bene, devono poi... Allora, hai finito? Ho finito. Sì. Adesso li mettiamo al forno. Al forno quanti li mettiamo? Io metto 200 per 15 minuti. 200 gradi per 15 minuti? Sì. E dopo li posso mangiare tutti quanti? Sì. Basta che deve... Vedi, quando diventa dorata... Ma qua adesso abbiamo messo un po' d'olio sopra. Un filo di olio, sì. Un filo d'olio sopra. Sì. Ecco qua, Leonardo e Gesuan vi salutano. Poi farò una foto di quando sono finite e nel video metterò come in primo piano una foto di come sono venute. Continuate a seguirci sul nostro canale Pencoleo. Se vi è piaciuto il video, scusatemi se non sono un principiante, non sono molto bravo, però secondo me tutte le persone, non è che siano tutte brave e brave, nessuno è chef, i chef sono pochi, invece tutti gli altri si arrangiano e quindi tra noi che ci arrangiamo dobbiamo darci una mano, quindi mettete un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e ciao ciao da Leonardo e da Gianni Sawan. Ciao a tutti, grazie.